maschio! Considerando che non mi piace l'azzurro. Tutti quei giochi dove devi rincorrere una palla. Dai, corri, dai! I videogiochi, le canne, i discorsi sul sesso, i muscoli, la palestra, le moto. Ebbene sì, dovevo essere un maschio. Sedici anni. Una volta compiuti, comincia la scalata e devi farti un nome perché è così che funziona. Il pubblico è la linfa vitale di ognuno di noi. Se ti applaudono vuol dire che funzioni e vai avanti. Al contrario, il sipario si chiude e non è detto che si riapra. Come è successo a Jack, scomparso dopo la sua ultima esibizione. Ma torniamo alla scena. L'unico modo per ricevere applausi e andare avanti è ascoltare il regista. Siamo a scuola. Guarda quella ragazza. Provaci con lei. È carina. Dai, puoi farcela. È il momento giusto. E ora che tu vada. La volontà di creare comunque l'alleanza strutturata. Si scontravano infatti da una parte la consapevolezza di tempo a preparare l'Italia con la sua incessante propaganda militaristica e nazionalistica. Cosa c'è? Hai una penna? No, mi dispiace. Cosa fai stasera? Sono libera. Ti va di uscire? Sì. Dove vuoi andare? Non lo so, mi hai invitata tu. Ah, giusto. Beh, potremmo andare... Scusa, ma con chi stai parlando? Ragazzi, cosa state facendo? Il periodo a scuola non fu per niente facile. Vedevo gli altri che riuscivano benissimo a stare nel loro personaggio. Con chi stai parlando? Mentre io... Io persi tantissimo pubblico. Dai! Svegliati! Scusa, ma con chi stai parlando? Ragazzi, cosa state facendo? Professoressa, ma le sembra normale che qualcuno... Perfino il regista perse fiducia in me. Dovevo fare assolutamente qualcosa. Andare a ballare ora! Muoviti! Devi andare a ballare ora! Dovevo ballare con lei e dovevo baciarla. Questo era l'unico modo per riuscire ad avere l'approvazione di tutti. Dovevo essere il maschio. Il testosterone per eccellenza. Allora, Andrea, questa è l'ultima opportunità che ti do prima che ti chiuda il sipario. Non
mi sento apprezzato da nessuno ultimamente. E questo è solo per colpa tua. Dobbiamo dare alla gente quello che vuole, lo vuoi capire? Non devi più fare di testa tua. Io so come funziona. Ha sempre funzionato così e sempre funzionerà così. È facile. Lo fanno tutti. Tutti hanno successo. Tranne te. Ci sono solo quei 4 affezionati che ti seguono. Ma pensi che questo possa bastare? Guarda. Sono tutti qui per lui. Ti rendi conto? Ti ho dato l'opportunità di stare al fianco di una persona di quel calibro. Ti do l'opportunità di fare la più grande scena di sempre. Ehi! Ormai quest'asino perderà il suo pubblico. Non funziona più. Quindi stasera tu lo ucciderai. Così tutto il pubblico sarà il nostro pubblico. Ehi! Dagli quello che si aspettano di sentire. Non sparirai. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere la mia vita. Dove siamo? Dove sono tutti? Com'è possibile che siamo ancora qua se il pubblico non c'è? Non dovevo farlo. Se solo avessi amato di più. Hai voluto? Essere più felice. Quando finisci di stare su questo palco puoi scegliere se diventare un regista. Se solo. Oppure parte del pubblico. Vorrei non aver mai ucciso. Puoi rimanere tutta la vita a criticare gli altri dicendogli quello che devono fare per risparmiargli quella sofferenza che tu hai già vissuto. Se solo.
solo dovesse averci. Con questo atto d'amore li fai sentire sbagliati, fin dall'inizio li correggi perché sai cosa vuol dire stare sotto. Stare sotto ai riflettori. Sono rimorsi dei vecchi attori. E tenti di evitare che sbaglino, sperando nella loro salvezza. No! È possibile! Salvezza, no! Sotto i riflettori, no! Dove? Ci deve essere un altro modo, questa finisce. Ragazzi, ma avete visto? È una donna. Che schifo. Non ci posso credere, pazzesco. Cosa che ci fa un asino? A me non piace. Ebbene sì, dovevo essere un maschio.